Maurizio Landini, qual è secondo lei l'economia del futuro? L'economia del futuro è il rapporto con l'ambiente, è il sistema di produzione, il modello che sia in grado di rispettare l'ambiente e di rispettare le persone. E quali sono secondo lei invece le parole del futuro? Secondo me sono responsabilità e giustizia sociale. Ok, le chiedo un'ultima cosa, lei è arrivato in una regione dove insomma ci sono delle eccellenze dal punto di vista industriale, dove i lavoratori insomma ottengono anche dei benefici insomma per il lavoro svolto. Cosa, lei è stato anche a Tolmezzo, giusto? Cosa ci può dire? Sì, sono stato allo stabilimento Automotive della, che fa parte del gruppo Magneti Marelli, ci sono un sacco di giovani, ci sono assunzioni, quindi credo che sia importante che lì si investa. Tra l'altro lì hanno una competenza molto forte e la loro forza è anche quella di produrre non solo per FCA ma per tutto il settore dell'automobile, e allo stesso tempo c'è però il fatto che loro stesso denunciano un peggioramento delle loro condizioni di lavoro, un aumento dello sfruttamento, poca formazione, e quindi credo che si pone anche il problema anche di un sistema di relazioni sindacali diverse anche nel gruppo ex Fiat o di FCA, perché naturalmente è necessario avere maggiori garanzie sugli investimenti. Preoccupano un po' le dichiarazioni fatte dall'amministratore delegato del gruppo, che ha rinviato l'obiettivo dei 7 milioni di auto al 2020, e preoccupa il fatto che i prodotti più innovativi come l'ibrido vengono fatti negli Stati Uniti e non in Italia.